Oggi siamo tutti, e le relazioni precedenti ce ne hanno fatto menzione, consapevoli dell'importanza, no, che assume la durata di malattia non trattata, no, duration of untreated illness, alla luce della consapevolezza della neuroplasticità. Noi sappiamo che più tardi si arriva e peggiore sarà il risultato che potremo ottenere, e quindi di qui, diciamo, il mio intervento a cercare di individuare dei predittori che ci consentano, quindi nell'economia delle risorse e, diciamo, nel rispetto etico, no, della persona, perché appunto non possiamo pensare di intraprendere percorsi di cura per tutte le persone disturbate o che tutti i percorsi siano gli stessi, no? E quindi l'importanza di individuare dei fattori che ci dicano questo soggetto, perché le percentuali sono significativamente diverse. Noi sappiamo che nei cosiddetti soggetti ad alto rischio, quando si interviene con interventi che più delle volte non sono psicofarmacologici, la percentuale che finisce per avere, diciamo, sviluppare un disturbo psicotico vero e proprio è più o meno di un quarto, mentre se noi trattiamo soggetti che hanno già una diagnosi conclamata, ecco che le percentuali quasi si ribaltano, no? Quindi è veramente cruciale intervenire in questa fase precoce. Questo è un compito che da molto tempo la psichiatria ha assunto. Vediamo se va con questo. Ecco. In realtà, appunto, le esperienze più importanti, noi facciamo sempre riferimento all'Australia, no? Perché in Australia c'è stato per primo forse McGorry, no, ha progettato questo discorso della traiettoria del disturbo, e ci sono stati i primi servizi proprio per le valutazioni delle situazioni di crisi e anche di precrisi, che assumevano soggetti che avessero sia sintomi attenuati di psicosi, che vuol dire sintomi delle psicosi però non presenti in maniera costante e che non comportassero, diciamo, compromissione sociale grave, oppure brief limited intermittent psychotic symptoms, che più o meno appunto corrisponde allo stesso concetto, anche se in maniera appunto di episodi brevi, oppure semplicemente soggetti che avessero un carico genetico molto importante, per i quali si suggeriva, diciamo, una maggiore sorveglianza vista la notevole prevalenza di sviluppo di disturbi psicotici veri e propri. In realtà poi si era pensato di associare queste tre diverse categorie per avere poi una categoria più omogenea. In pratica, diciamo, il percorso per definire quali fossero i segni, no, da un punto di vista clinico, ha seguito due traiettorie: quella della obiettività clinica, che è legata soprattutto anche ai motivi assicurativi, no? Perché diventa difficile dire propongo questo percorso di terapia se non c'è la possibilità di definire a livello obiettivo, no, con degli strumenti anche psicometrici, una diagnosi o comunque qualche cosa che definisca, e questi sono una serie di strumenti, la Structural Interview for Psychosis Risk Syndrome o Basel Screening Instrument. Ci sono una serie di strumenti che soprattutto di derivazione americana. E poi dall'altra parte c'è la tradizione europea, che è quella dei sintomi di base. Per esempio, anche questa dizione sintomi è stata discussa, perché in realtà poi si fa riferimento soprattutto ad esperienze soggettive più che a sintomi veri e propri, che è appunto attenta invece alla dimensione soggettiva dell'esperienza, delle esperienze precoci psicotiche. Quando appunto si è fatto di recente, appunto, sono fatte delle meta-analisi, questa di Paolo Fusarpoli appunto recente su World Psychiatry,
che ha considerato sia gli studi fatti sulla base appunto dell'attenzione ai sintomi di base che quelli ai sintomi prodromici, valutati in diversi setting più, specialistici, e si è visto che sì, in realtà questo tipo di strumenti, no, di tipo diagnostico, ha una buona sensibilità, però resta abbastanza bassa la specificità. Cioè, in sostanza si riafferma quel concetto per il quale la schizofrenia, no, i sintomi più caratteristici della schizofrenia sono quelli più ineffabili allo stesso tempo, no? E quindi di qui, diciamo, la raccomandazione a cercare di definire quella componente aspecifica, no, dell'esperienza che rappresenta lo specifico della schizofrenia. Mi fa piacere sia arrivato il professor Maggini, così almeno abbiamo... Ecco, quindi appunto, come dicevo, i due percorsi, peraltro appunto poi il tentativo che si è fatto è quello di collegare queste modeste, diciamo, variazioni cliniche dei sintomi che comunque possono essere registrate anche a livello obiettivo con dei markers di tipo neurobiologico, in modo da dare maggiore specificità a questi dati, no? Perché un conto è l'alterazione soggettiva di un sistema di percezione, un conto è se questa poi diventa anche documentata da un potenziale cognitivo oppure da un altro elemento di tipo neurofunzionale. Appunto, dicevo, noi nella nostra esperienza da molti anni avevamo